Sì, ragazzi, siamo qui. Amici, fedeli, fedeli. Siamo tornati al vecchio Studio One Kenobi, nella vecchia sala. Vecchio maggiore, vediamo di spostare un po' questo. Di alzarlo poco poco. Forse no. Abbiamo fatto un po' tardi oggi per varie ed eventuali. Ho dovuto fare un sacco di cose, ma tanto non c'è nessuno, quindi non mi so più a dire. Bellissima pelata, dove puoi mettere questo? Così vedo. Yeah. Poi stacchiamo. Oggi pittura ed esplosivi, ragazzi. La fusione pittura e mini ciccioli. Che succederà? Prendo il martelletto, amici, prendo il martelletto, sto prendendo il martelletto. Eh sì che lo spariamo, ragazzi. Prepariamo la tela, che c'ho già là. C'ho già il martelletto. E spariamo. Vernice e mini ciccioli. Pittura e mini ciccioli oggi. Proviamo. Fatto un po' tardi. Avrei voluto fare un po' più presto, perché... Però qualche mini cicciolo comunque lo possiamo sparare. Non sono ancora manco le 8. Quando fanno un bordello qua, qui sabato oggi. Non penso sia un problema se io sparerò un po' di mini ciccioli qua. E poi anche se fosse, lo affronteremo con gioia. Non lo so, oggi l'ho sentito due volte ma non ci siamo riusciti a vedere ancora. Stasera ci sarà la serata da Zack. Io andrò là. Anzi, la serata che sta organizzando Zack da Gigi. Al caffè Martini, via Federica Alfosa, oggi no. Pontina. Eccolo, se c'è, hai chiamato, grande. Rinale tu. Oh, ma stasera andiamo alla festa? Grandi, ragazzi, stasera andiamo là da Caffè Martini, che ci sarà la serata? E lettura di voi
poesie, come l'altra volta, letture di poesie e poi improvvisazione, jam session, chi vuole fare una buona. La serata, così inizia alle 10:30, un paio d'ore, almeno. Sì, ti chiedeva pure dove stavi poco fa, mi sei arrivato. Ma stiamo un po' che la serata? Beh che? Beh che, imbecille. Quindi niente, non venite stasera? Andate là da solo? Novnic, sai se sei pronto a rasarti? No! No, non sono pronto perché stiamo facendo pittura con i mini ciccioli. Ma se il credo che dovrai farlo. Eh no, non posso. Grande Dark Jenner dei 14 anni fa. No, non posso farlo adesso. Anche perché dopo andare alla serata mi sono appena fatto il bagno. Poi se mi raso mi devo di nuovo fare il bagno. Dai, non mi fa così. Poi che mi raso? Te l'ho spiegato adesso. Ci sto pensando. Dittelo, no, Snitch. Ma poi che mi dovrei dare? Che mi dovrei dare? Pensaci. Poi pensate a qualche riscatto potente a 10.000, che se mi piace lo metto. No, 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 a parte mi piace. No, mi raso una gamba se vuoi. Braccio destro, la gamba, tutta la gamba. Aspetta, ce l'abbiamo fatta anche se sono già ricresciuto. Mi metto lo scopo sui capelli, se ti vuoi un altro effetto, ma... Non è quello. Pensiamoci. Pensate al riscatto da 10.000 se viene in mente, perché non è facile, eh? Master, sei ancora? Guarda qua. Bella, Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Ciao, my rage. Oh! Altre due, tre puntine e sta a posto, eh? Non è che ci mettiamo a fare che... Ti ascolto mentre leggo dei racconti Lord Dickens. PG, va bene, ma paesaggio gigante. Super esplosione di mini ciccioli. Mo mettiamo tutti i mini ciccioli qua a fila da sotto. Li mettiamo, poi ci mettiamo goccette di vernice così. Poi diamo qua i mini ciccioli. Allora ho fatto in tempo, bello. Bello. Speriamo, io no, non ho fatto in tempo, avrei voluto farlo alle 6 perché magari però qualche mini ciccio lo spacco. Saperti, va bene. Come l'ho detto? Ho messo sul gruppo, sul canale, su tutto, l'ho scritto.
In che senso? La sottolineatura inversa size, comunque la parete dietro ti è venuta. Invece sta puntina non mi è venuta tanto bene. Per niente. Grazie comunque. IG sottolineatura maker size, se si perde i mini ciccioli non se lo perdonerà mai. Che devo fare? Devo chiamare? Chiamalo, no? Beh, non penso lo faremo solo una volta sto giochetto, eh. Cioè, non finirà oggi sta opera. Ciao Sami! Ciccioli. Sami sottolineatura TTV Sai Sata. Si è piegata sta merda. Merda. Non ce l'ho manco un'altra prova a portata di mouse. Mi hanno rotto il cazzo sti puntini, mi metti i chiodi. Ha fatto un bombom e ci metti i chiodi, così non fa più niente, ma i miei cazzi. Fai? No, è che è una stoffa, è una tela, come deve fare, Sam? Che ti volevo dire, Se hai un poco di pazienza lo capirai presto. Abbiamo finito. Manca l'ultimo chiodino e ci siamo. Sami sottolineatura TTV size che non facciamo saltare casa in aria. No. Ma no, già una volta l'abbiamo testato. Al massimo il pericolo è il fuoco, ma niente di che. Fuoco, fuoco. Ecco. TG sottolineatura size, ma questa opera fa parte di elementi. Sì, però non mi spoilerà così, stai attento che ti voglio bene, lo sai. Mini ciccioli. Ecco qui. Mini ciccioli. Facile da reperire, facile da utilizzare, semplicemente mini ciccioli. C'è anche scritto mini ciccioli. Eccoci, un po' di scotch, da prendere un po' di scotch, ragazzi. TG sottolineatura maker size che darei per fare di lavoro le grafiche delle scatole dei mini ciccioli. Io che darei per fare di lavoro le opere con i mini ciccioli. Proviamo. No, proviamo il primo, perché comunque è un test questo. Poi ragazzi dobbiamo, cioè devo prepararmi le poesie ad andare a leggere stasera alla serata. Cioè le devo trovare, ce ne sono tantissime, devo scegliere una. Andiamo con uno, va. Un mini cicciolo. Sta per esplodere.
Che colore è un bel rosso? Andiamo in blu, anzi là. Bel blu miniciccio. La spadolina, prendiamo la spadolina. Una bella spatolina per mini ciccioli. Oh, che è successo? Ce ne siamo andati? Bella spatolina per mini ciccioli, ragazzi. Va bene, lo stiamo chiamando? Mo proviamo, PG. Vediamo. Se non succede niente, troviamo un altro modo. Ci possiamo aggiungere l'acqua. Ci possiamo raggiungere l'acqua. Poi se tiene qualche soluzione, spara. Pure per quello stiamo a provare con uno per adesso. PG sottolineatura maker size, leccamenela. C'è un leccamenelao, ragazzi, è il primo botto, io mi tapperai le orecchie. Eccoci qua. Quindi, prima prova, vediamo se così a secco funziona in maniera verticale. Prima prova, abbiamo chiamato Papella, davvero? Chiamiamo. Vabbè, dai, se poi non va lo chiamiamo per niente. Proviamo. Comunque io ho messo l'avviso. Vado. No, non è successo proprio nulla. Ci vorrebbe un po' di acqua, dai, proviamoci un po' di acqua. Probabilmente dovrebbe essere fatto per terra. No, però se lo metto per terra con l'acqua funziona sicuro. Puzza. PG sottolineatura maker size, lo devi mettere direttamente sul mini cicciolo il colore. E non c'ho pure che poi non piglia. Comunque proviamo. Perché no? Sì, ma puzza, raga. Puzza poco, tantissimo. Solo la miccia. Sarai sbombecata. Bello! PG sottolineatura maker size mossi. Grande, bellissimo, li piacciamo tutti. Pipi, ce l'ho messa pochissima di vernice, eh. Pochissima. Su un pipistrellone. Vabbè, comunque un pennello con l'acqua ci vuole, per forza, no? Stiamo a fare gli stupidi. Lascia il nero del bruciato.
Vediamo se riesco a metterlo direttamente sul miniciccolo. E vai. Senza sprecare niente, né scotch, né tempo. PG sottolinea dura maker size https 2 punti barra barra clips punto tui punto tv barra vip arbitrario parvi pro a 0 di catnazis. No! Funziona. PG sottolineatura sarà meraviglioso. Funziona. Penso se ci metti il raudo, ci metti il magno. Comunque lo potrei pure immergere direttamente, ancora non l'ho fatto, ce l'ho messa poi la vernice. Toccami pure se sa schizzare, metti sul monitor. Ecco lo schizzetto, mi sa. Eh sì, ragazzi. E vabbè, dai, sti cazzi, si pulisce. Bello. Mettine se top insieme con una bella mappa di colore. E certo, certo, ma facciamo tutto un po' alla volta. Ci vuole da pure prima il riempimento, pure di fondo, capito? Fa più senso, dai. Intanto saliamo, vedi? Piano piano saliamo. Dove non c'è pure questa bionda qua. Sto cretino. Imbecille di notte c'è scritto. Vado a lavare le mani, sto con l'ansia. Ma puzza tantissimo di bruciato. E comunque dentro la stanza così vuota rimbomba e fa un bel casino. Dovrei trovare un'altra location per fare questa cosa, all'aria aperta, perché potrebbe a lungo da fastidio. Ora abbiamo sparato solo 3. Però metti che ne spari 10 in sì. Se apri la finestra fa freddo e ci sta attaccato solo l'armadio sopra il letto ribaltato con il materasso. Ah bello. Ma invece sai che faccio? Cambio il titolo alla live, visto che tanto siamo solo noi. Intanto la prova l'abbiamo fatta, ha funzionato. Cambio il titolo alla live e mi devo preparare per la serata, visto che sono le 8. Alle 10 e mezza si inizia la serata, quindi alle 10 devo uscire. Però alle 10 e mezza. E quindi abbiamo solo 2 ore. Per scegliere qualche poesia, beh non so poche. Quindi mo cambio subito il titolo. La cosa va fatta all'orto di sabato sera. E certo. Domande fai. Come fanno a essere live? Modifica l'informazione streaming. La chiamiamo... In cerca di poesia.
in cerca di benzina. Ok, leviamo qua tag pittura, diamo tag lettura. Non credo ci sia poesia, proviamo. Poesia col cazzo. Salva. 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 E andiamo a prendere i fogli. Ora vediamo. Salve sottolineatura TT Resize, sono tornato per il bonbon. Sono tornato per il boom boom. Abbiamo fatto già tre boom 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 boom. Perché la musica è bellissima, è una cosa bella, non ti piace? Troppo alta? Io c'avevo... Ah, ok. Grande, vabbè. Ho appena provato, guarda, abbiamo fatto esplodere uno, due e tre miniciccioli. Anzi, il primo non ha funzionato perché ci ho messo la vernice sopra. Poi il grande Luigi Maker ha detto: metticelo dentro. Che questo era il momento chiave della canzone, diciamo, proprio il più forte di tutti. Però mi sono reso conto che questa cosa va fatta di sera, tipo alle 10, alle 9. Perché poi un altro non farla. Continuiamo, dici? No, però la cosa che dobbiamo fare pure è leggere le poesie, perché stasera ci sarà la IRL da Gigi, che c'è la serata. Si ripeterà la serata dell'altra volta con lettura di poesie e musica, jam session improvvisata. Però io le poesie ancora non ho trovate. Cioè, ce n'ho tantissime, ma le devo trovare. In mezzo a tutto sto casino. Ah, forse questa è una poesia. Le sto leggendo ora perché pure io non me le ricordo. Non me le ricordo proprio. Cioè, potrebbero essere una merda o non finite. Ah no, non è. Forse è breve. Quello che voglio fare è vivere. Quello che non voglio fare è smettere. Mi piacciono tutte le cose rosse. Ho paura di quelle blu. Subisco il fascino della paura. Ma poi c'è scena 1, inquadratura stretta, e questo non è scena 7, risposta del saggio. Questi sono cortometraggi scritti, personaggio friendly production, un buco morbido, questo ancora non l'abbiamo fatto, questo non so cosa sia. Che cosa scrivo? Abbasso un po'. Abbasso sia a me che a voi. E torniamo qua. Salve sottolineatura TT Insights, nel lungo cammin di nostra vita mi ritrovai nel culo una matita. Bravo, bellissima. Che cosa scrivo? Non lo so. Chi lo leggerà? Forse nessuno. Perché lo scrivo? Neanche questo so. O forse sì. Scrivo per cacciar fuori da dentro me stesso cosa?
Non lo so, forse semplicemente quello che scrivo. Starò io a scrivere? Questo proprio non lo so. Quando scrivo non penso di essere, ma forse è proprio in quel momento che sono. Chi sono? Che sono? Che sonno? Tutto quello che so è che sono, o meglio, tutto quello che so è che sono. O meglio ancora, tutto quello che so sono. Sì, sono quello che so di essere. La confusione mangia. Sì, scusate perché è la prima volta che lo rileggo praticamente. Chissà, manco la data ci sta sti cazzo di fogli, ma vecchissimo. La confusione mi mangia, si nutre, divorando il mio tempo. Le domande continuano a rivoltare il terreno irrequieto. Le domande continuano a rivoltare il terreno irrequieto, senza sosta. Tanti semi, senza poter mai veder raccolto. Io mi domando d'ogni cosa, non metto in salvo niente, non do nulla per scontato. L'altro giorno, una signora, in pelliccia finta ed enorme zircone, voleva fare un figurone, dandomi dello zoticone. Questa era la discussione. Oi, vi dico a lei. Oi, voi, dico a lei, scusate. Sa, già mi pareva un po' confusa, ma la feci continuare. Ma le pare cosa questa da fare? Buon Dio, dico io, pisciare in pieno giorno, all'aria aperta, in un parco pieno di bambini, signore e anziane vedove? Ed io. Same sottolineatura TTV Saisen. Same Oh! sottolineatura TTV Saisen. Grande Il padre Pantusa! Saisen si espone. Come il figlio di Verdone, mio padre si droga, sti cazzi. Mia madre non scopa da anni, sti cazzi. Ciao ragazzi, ciao Pantusa, appena arrivati, io abbasso un po' perché è troppa roba qua. Troppo lungo questo messaggio. Ciao amici, grazie Pantusa per il raid, ti voglio bene. Poco fa abbiamo fatto un po' di pittura in minicciccioli. Abbiamo fatto esplodere qua 4-5 miniciccioli, facciamo, ho fatto una prova, diciamo, per vedere se si può fare, pare di sì. Purtroppo, forse mi sto già un po' intossicando di questo dinamitardo che è in me, quindi magari è meglio farlo all'aria aperta e l'orario anche forse non è, vabbè, sono ancora le 8, però magari qua dentro sbababum, sbababim, io continuerei, comunque fra un po' non è escluso che continuiamo. Eh sì, te l'ho scammato. Che vuoi? Che ti devo dire? Funziona Il così. Cubabella Sarais oltre il canto scamato. Il Pantusa Sarais che state a fa. Vuoi entrare? Ce lo reciti il canto? Ti stavo dicendo, prima stavamo a dipingere con i miniciccioli, pittura e miniciccioli. Mo, siccome stasera andrò a una serata a recitare poesie e faremo la diretta, Il e Cubabella Sarais non poi può suonerò fare fa. anche, PG come l'altra sottolineatura volta. mentre Sarais https due punti barra Hai mandato la clip del clips.twitter.tv prima. barra Vitrarile o farvi prove a zero di Katnax. Mirko Papella Che Sarais ho beccato il momento sbagliato probabilmente. Same sottolineatura TTV Sarais belle poesie tra l'altro. Mirko Papella Sarais non potevo saperlo del rai cazzoneso. Vabbè, Vladimir 95 tranquillo. Sarais buonasera. Buonasera, buonasera. Vabbè, raga, era parecchio strana questa, non so se continuerei, ma lei è un maniaco pazzo scatenato, cosa dice? Pantusa Ed io, Sarais signora, non ha ma appena finito di io le stavo parlare. solo cercando di evidenziare la questione generale di noi tutti qui presenti in questo parco, i bambini, io, lei, le allodole, i piccioncini, farfalle, falene, tutti gli insettini, quelli visibili e quelli non, tutti i vermetti, o vermiciattoli, o vermoni, presenti in questo parco, tutte le lumache con o senza cusciole, lucertole, tutti i rettili, ratti, rotti, rotti ed irutti. Scorregge, cacate e pisciate che questi animali e creature, Same miriadi di sottolineatura esseri TTV viventi, Sarais fanno scontate. continuamente dozzine e dozzine di peti ridondanti Pantusa e Sarais pisciate non può malodoranti ogni saperlo mattino. del E rai lei come fa. Same sottolineatura TTV è qui a Sarais prendersela con scontate. me. Un povero innocente umano che deve nascondersi dietro un albero per fare quello che intanto Mirko Papella fanno qui Sarais nel non parco. potevo sa. Io mentre leggo sta roba non la riesco a sentire. O leggo, sento quello, mi disturba, ho abbassato pure la musica. Non riesco a leggere perché è pure complicato, è scritto tutto così, raga, cioè è roba che non so, non l'ho scritta 10 anni Mirko fa, non mi Papella ricordo Sarais niente. mandò gli snaps due sfere.
Lo so, ma ci aiuta, ci piace. Puoi chiederci di non scrivere Certo, lo so, infatti non è che vi sto chiedendo di non scrivere, sto a capire solo quello che devo fare. Perché poi questa è troppo lunga, cioè è troppo folle. Non va bene, raga, ne dobbiamo trovare un'altra. Aspetta, forse dietro però c'è qualcos'altro. Il manganello, dicevo, si sente un forte peto. L'inizio, la fine, ma incompreso la signora, no, è sempre la signora. Paura, sai, È roba soldati mia, di certo, sta roba mi mia. Ma fate paura, io ne ho un inautilis, sto che tifando, mi devo imparare a sono memoria? Vado là con un leggio, vado là col foglio, la leggo, ma non so ancora quale. No, no. da fratello abbiamo. Mi fate paura, sai, sta satoiale. Mi fate paura, sai, buonasera, fratello. Mi fatella, sai, Buonasera, mi fate paura, buonasera. Porca della troia, ti dici. Porca la miseriaccia, ragazzi. Io qua ho preso fogli che non erano quelli giusti. Non erano per niente quelli giusti. Questa poesia non penso che possiamo leggerla, raga. È troppo. È un po' pazza, un po' folle, un po' troppo. È anche lunga. Ripeti mi fate paura, sa. 50 volte la parola Bruce, ma Bruce da Bruce. Va bene, ripetiamo 50 volte la parola Bruce per il nostro carissimo amico, amica, anzi Lady Pia. Lady Pia 95. Ah, ok, tu sei la donna di Pantusa, giusto? E che cos'è Mi fate questo paura, sa. Bruce? Bruce. Che si Mi fate Bruce? paura, sa. Fate paura, sai, sono io, fratello. Grande, mi fate paura. Detto Bruce. 50. Dovrebbe essere facile, Bruce. 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 È una Z, quindi Bruce. 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 No, non ho Paura, scampo, sai, sta. scampo. Bruce. Bruce, 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 Mi fate paura, sai, sta Bruce, Bruce, cugino. Bruce, 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 Bruce
Vabbè, l'ho detto 50 volte. Viene da Tecno con il tuo nome, non so perché, non è che reminiscenze di quando ero giovane. Comunque, Bruz. Forse è il tuo nuovo jingle, Bruz. Mi fate paura, me lo devo ricordare. Mi dispiace per Papella, ma io a Papella gli devo cacciare un jingle troppo importante. Bruz. Ma PG Maker non c'è. Altri jingle, Lecca me ne lavo, non gliel'abbiamo fatto. Mi dispiace, Lecca me ne lavo, non so se ci sei ancora. Raga, devo andare a cercare per forza le poesie. Mi dovete dare un minuto, per favore. Poi quando torno, se volete, spariamo pure un altro minicicchio. Lo so, ecco, ci sta, allora. Mo torno e te lo pacca. Me ne lavo, Lecca me ne lavo. Mi fate paura, sono in stare. Pantusa sarai, devo andare, bacioni a tutti. Fate paura, sarai smadovani. Pantusa sarai, pantoro. Nippo sarai, se pantusa, giustice delivere. Stop spamming, demote spamming. La DD 95 sarai, sai mutato, pantusa smutato. Mi fate paura, sarai sausuarus. Mi fate paura, sarai sempre così.
Ciao Quantusa, te ne sei già andato, ciao lo stesso, vi voglio bene, grazie ancora. Raga, ho cercato di raffare più cose possibili di là, in meno tempo possibile. C'è anche quest'altra roba, addirittura è uscito fuori un coso così, mi dispiace per lui. Vabbè, è una Moleskin senza più il suo, la sua custodia. Ah, per fortuna è una Moleskin poco scritta. Stiamo con questa poco scritta, la scenografia, i personaggi, il progetto interscolastico. Si proporrà e non ci interessa. La scenografia al 15° giorno. Il progetto è artisticamente valido poiché eterogeneo, polivalente, racchiuso infatti in sé, non ci interessa. Delirio di controllo. Ci si sente sempre che i propri pensieri, le proprie emozioni siano controllati. Delirio di intrattenimento. Erotomania. Delirio di gelosia. Megalomania. Delirio somatico. L'individuo è convinto di avere qualcosa di inusuale. Delirio religioso, delirio di identità. Questi penso che siano le mie ricerche sul delirio. Se volete ve li leggo, però non sono poesie, a noi ci interessano le poesie. Fare il verso più delirante. Chi fa il verso più delirante vince una consumazione. Questi erano i giochi. Stereo 77 è un locale dove abbiamo fatto delle cose. Minotauro di Picasso, febbre da delirio. No, devo trovare purtroppo, volentieri lo farei, ma ho un'ora e mezza per trovare qualche poesia da recitare questa sera nel locale che ci ospiterà, dove ci sarà un simposio, una performance artistica di lettura di poesie, una recitazione. Saltando breccia, mangiando corteccia, rastrellando alla monnezza. Questa mi sembra una poesia, vediamo da dove inizia. Mariù era un po' giù. Qua pure potrebbe essere. Ci vai vestito così. Certo, io per forza sono andato vestito così. Non è che me lo posso togliere. Ed un tratto, Ryu prese a danzare con Vishnu. Mi fate paura, sarai grande. Grazie. Un bambino, un dì, apprese da un mandarino a far pipì. Questa potrebbe essere una poesia da leggere stasera, ragazzi. Pare che non è partita male. Ed esaltato da sta storia, prese a pisciare. Levo un attimo la suoneria qua, Scusate, il text to speak, come cazzo si dice. Allora ragazzi, leggiamo. Un bambino, un dì, apprese da un mandarino a far pipì. Un mandarino orientale, eh? Ed esaltato da sta storia, prese a pisciare per ogni aiuola. Ed un tratto Ryu prese a danzar con Vishnu, ululando all'interno della casa, come un cretino uscì di corsa a pisciare in giardino e mordendosi la coda. Poi un bacino, un morso, un bacino, un morso ed un bacino. Ne uscì un bel panino e Ryu d'un colpo lo prese per la bocca e lo lanciò su. Il panino va alto, alto e Ryu, facendo un salto scaltro, si spezza un canin. Il panino era di ferro, smaltato da un poverello, ma che sapeva tirar fuori del bello. Un artista tornitore, tutto lavoro e poco amore, ma quell'ardore non sfogato nel carnoso piacere lo dava che vedere con forte stupore nel suo lavoro e con fervore. Mariù era un po' giù senza un canino, poverino, e di fronte un bel panino, tutto luccicante, ma non emanava il solito profumino, allorché più furbino si avvicinò pian pianino. L'animale era ormai troppo vicino ed il sotterfugio del panino era solo un ricordo mattutino. Ryu, il canino, non l'aveva più. Ma il dolor già non ci pensava più e così si concentrò, rimase fermo per un po', respirava lentamente, focalizzando ardentemente il suo potere nella mente e rimanendo costantemente a contatto con l'aldilà, riuscì ed il panino si fece a metà. Ma questo non bastava, lo doveva spaccare, non a metà, ma un po' più in là, un'oncia fino a un taglio fino. Scusate, un'oncia fina, un taglio netto, ma delicatamente stretto, qualcosa di misto tra premere un grilletto e slacciare un reggipetto. Artù si gonfiava sempre più il petto,
tagliò il pezzetto, ma come canino gli andava stretto. Lo sputò lì di rimpetto e riprovò, ma stavolta con un cricchetto. Saltando breccia, mangiando corteccia, rastrellando alla monnezza, godendosi la brezza, al cu la pezza se ne stava seduto all'interno nel suo cassone dei rifiuti preferito, rovistando il quella bizzarra lotteria che era la spazzatura, sperando di trovare un raro tesoro. Ed ecco uscir fuori una mazza da golf, di quelle professionali. Certo un po' piegata, poiché la sua botta l'aveva avuta nel mezzo, ma il gioco era fatto. Se avesse trovato un martello anche un poco sbucciato. Poi, alle 7-8 mazze di diverso numero, c'è un asterisco? Niente, è finita così purtroppo. Mi dispiace. Non so che cosa ne potete pensare, veramente follia. Ce n'è un'altra subito dopo. Mi dispiace se v'annoio, ma continuo. Il bianco cominciò a cedere e lasciava spazio ad un incedere nero che dapprima goccia, ma poi a macchia si allargava, finché il bianco schiatta con un urlo lancinante che mi fece sentire un brivido all'altezza delle mutande, ma dietro e sopra, sull'elastico. Povero bianco. Era un bianco latte, caldo, un bianco mai stanco. Un bianco che si vende solo sotto banco, un bianco da targa e trofeo, campione su mille battaglie, vincitore di svariate medaglie, non di quello che si trova sulle comuni ed ormai sporche tovaglie. Povero bianco, le macchie nere se lo sono mangiato. Che colpa aveva avuto? Nessuna. Lui non era stato neanche accusato. Non gli era stato dichiarato nessuna accusa o sfida, ed ecco che quando uno troppo si fida, la sua vita è presto finita. Senza aver potuto giocare la partita o battersi in ritirata, il bianco non era scappato né avvertito, è stato assassinato alle spalle. Velocemente, ma ormai è solo il passato, il nero. Il nero giace ovunque. Ha mangiato tutto e continua ad espandersi di brutto. Vuol mangiare anche il tutt'altro. Avanza con fare scaltro. Mai si innamora, poiché tutto divora. Mai si stoppa, poiché ciò che mangia non lo intoppa. Se incontra qualcosa o qualcuno, lui nel suo buio la inghiotte, ma questo continua a buffarsi. Mai lo sazia, poiché troppo grossa è la sua stazza. E continuando in questo oscuro gioco, il buio non è mai vuoto, ma svuota, non fermando mai la sua ruota. Questa ci potrebbe quasi stare, però c'è una nuova che si chiama Pollo Volante. Cioè, Pollo Volante secondo me è molto 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 meglio. Pollo Volante, penso che mi ci vuole un sorso d'acqua prima di leggere Pollo Volante, perché mi ci vorrei impegnare. Non mi ricordo un cazzo di questa roba che ho scritto, Niente, guardate, roba scritta da me a mano, no, non mi ricordo niente. Questa però ci stanno i due puntini rossi e si intitola Pollo Volante, quindi ho parecchie aspettative. Mi serve l'acqua. Comunque grazie, mi fate paura per il follow, l'ho visto adesso, scusate, sono tanto bravo. Ah. È bello rileggere le cose che le hai scritte tu e non ti ricordi, perché comunque è uno stupore, come se stai a leggere qualcosa di qualcun altro. Fantastico. C'era una volta un pollo biondo che voleva fare l'attore. Non è partita male, eh?
Un giorno, nel pieno della sua giovinezza apollinea, il pollo decise di lasciare il suo misero e tapino pollaio di provincia per andare nella grande città. Alle 6 del mattino, mentre polli, galline e gallo dormivano, il pollo fece fagotto e quatto quatto aprì il cancelletto del recinto, che gli era ormai troppo stretto, ed in punta dei suoi artigli muoveva lentamente le sue zampe rugose verso la libertà. Ma il gallo si svegliò ed incominciò a cantare. Il pollo prese a correre veloce e lontano. Dapprima finì in un campo di grano, l'oltrepassò e si fermò a riposare sotto un melograno. Poi incontrò una bella pecorotta che gli offrì un pezzo della sua ricotta. Il pollo non aveva però fame, ma non fece il salame, ne mangiò un sol pezzo e l'altro mezzo lo mise nel fagotto, stringendo bene il fazzoletto. Ringraziò la pecora e si rimise in viaggio. Si fermò a riposare sotto un faggio. Svegliatosi, lo ringraziò, da lui si congedò e di nuovo per la sua strada se ne andò. Da quando era partito erano passati sol 2 giorni, ma il pollo cominciava a prendere lo strano melanconica voci. Cominciava a prendere lo strano malinconico voci che lo pregavano. Ah, ecco qua. Cominciava a prendere lo strano melanconila voci che lo pregavano di tornare. Ricordi di quando era ancora un pulcino gli raffioravano ad ogni crocevia. Sapeva d'essere un grande artista, ma avrebbe mai trovato un posto dove avrebbero mai potuto capire il suo valore? Era pur sempre un pollo. E gli altri, quando lo vedono, sanno sempre cosa dire. Pua, 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 pua. Il pollo, poi, anche per la sua specie, non è alto, né slanciato, e tantomeno palestrato. Sembrava un pollo normale, ma aveva qualcosa di speciale, qualcosa che tutti gli altri polli non sapevano fare, ossia sapeva volare. Il fatto è che non lo era mai riuscito a dimostrare, poiché in presenza d'altri non lo riusciva a fare. Sol da solo riusciva a volare. È finita così. E poi ci sta il numero di uno, che si chiama Dani Sati, che io non so chi sia, con il suo numero qui, che sarebbe da chiamare. Dici, guarda, chi sei? Ciao, io sono Antero. C'ho il numero tuo qua scritto su una Moleskine di 10 anni fa. Chi sei? Comunque questo, il pollo, si potrebbe pure leggere. Quella di prima pure. Per adesso sono le uniche due. Qua mi sa che questa era appena iniziata, sta Moleskine, e finita così. Ma ce la mettiamo da parte, da perte. Andiamo nei prossimi. Dofus, guarda questa. Dufus. Ah, attenzione, attenzione, perché questo mi ricorda qualcosa. Dimmi che è vero. No, non è vero. La monade, la luna, il piacere, il calore, il dolore che porta con sé la donna. No, troppo triste, via. Morte. Questo nero o Dufus o carta di riso? Quale dei tre? Quale scegliete? Niente? Ah, altro devo giocare. Buoni cani, buona passeggiata con i cani, mi fate paura. Quale tre? Non scegliete niente? Ok, scelgo io questo qua, il più grande. Da paura. Grazie a te, caro. Vigi Maker, ci stai? Ti ricorda qualcosa? Marisa. No. Berdi. Eccolo qua. Questo potrebbe essere qualcosa. Questa carta è bellissima, ragazzi. Questa è la Moleskine più bella che ho avuto nella mia vita. Cuoio e carta stupenda. Proprio stupenda. Rilegatura.
Manuense, tutta a mano, si è tutta aperta però. Proviamo. Berdi custodiva un segreto. Ma se lo volete sapere, sganciate i soldi 100. Beh, ve lo dico lo stesso. Lui riusciva a leggere di traverso o sottosopra anche le cose che non erano scritte. Su quei fogli di carta bianca, Berdi vedeva ciò che ci sarebbe stato con cura disegnato da un abile accademico, o cosa scritto o cosa scarabocchiato da un bambino di 3 anni. Infatti, sulla carta da culo vedeva già la merda. Berdi vedeva il futuro. Non aveva buon gusto per il cibo. Desiderava, al salir della fame, solo patatine o pasta in bianco. Infatti, anche il colore della sua pelle corrispondeva a quel tono. Berdi viveva 5 isolati da qui, con 3 fratelli, un pino ed un vicino. Amava rastrellare le foglie nel suo giardino. Berdi dinoccolava le sue ciglia con delle bacchette fatte d'erba. Questo accadeva ogni mattina. Gli piaceva prendersi cura di sé, ma solo appena sveglio, poche dozzine di minuti e una manciata di secondi che Berdi non si dinoccolava più. Berdi dava sostegno a cose per cui gli altri non serbavano né rancore né furore. Molte delle cose che agli altri non destavano emozioni, Berdi le faceva sue. Era un appassionato della mancanza di essenza, del bianco, di un semplice prato. Tutto dello stesso verde e senza neanche l'ombra di un cespuglio. Della ripetitività dei quadrati in un quaderno a quadrettoni. Nella semplicità, ma soprattutto nella noia della ripetizione modulare, egli vedeva sempre un racconto fantasioso. Era per via dei suoi poteri? Bah, sta di fatto che Berdi ogni 15 minuti e 15-6 secondi doveva chiudere gli occhi per un minuto di 8 decimi di ore trascorse mangiando i suoi cibi preferiti. Berdi aveva un cane tutto bianco nella realtà, ma quando lo guardava lo vedeva già tutto sporco, poiché si sarebbe rotolato chissà in quale pozzanghera. Berdi entrava ed usciva da ogni porta con un fare da spalviero in una marcia di smargiassi vestiti da spaventapasseri. Il potere di Berdi lo portava all'esaurimento. Pensate, un pover'uomo che... Ah, ma poi pover'uomo. Cioè, uomo mi sembra una parola grossa. Beh, in realtà, caro lettore, mia dimenticanza è stata quella di descrivere in primis il nostro protagonista dai superpoteri. Berdi è un bambino di cartone, non nel senso che è fatto di cartone, ma che sembra un cartone. Ha gli occhi e le unghie delle dita dei piedi viola. I capelli balsamati solo alle punte, poste alla destra del suo sesto senso, alto e snello di natura, sempre in cerca di una donna matura che gli faccia passare la sua solita arsura. Berdi ha delle braccia nerborute quanto un arbusto pompato da pompe geneticamente modificate nell'anno 6000. Che toro! Che toro! E me importa? Questo non riesco a capire. E men porta spe ah he porta spesso una tuta cetata con delle strisce parallele al centro del petto. O di notte un pigiamino screaziato che odora di mandorle. Berdi potrebbe avere dai 12 ai 29 anni e portare camicie a scacchi o reggipette di marmo con la stessa scioltezza con cui il cuore tiene il suo beat. A 6 anni appena compiuti, Berdi ebbe un incidente in un parco giochi. Rimase inghiottito in una piscina di palline, ingoiando una pallina. Alla volta riuscì a tirarsene fuori. Dopo questa disavventura, a Berdi rimase un forte gonfiore visibile a tutti. La circonferenza del suo bacino passò da 72 centimetri a 458, sgonfiandosi poi di 3,2 cm al giorno in media, tranne per i festivi, in cui la radice quadrata ricadeva su un quadro esponenziale che aveva fatto la nonna nel lontano 52. Calcoli fatti, alla fine del 49° mese dopo l'incidente, la pancia di Berti era di nuovo normale, tranne per il colore blu che i medici davano per irrimediabile. Berti amava la terra, così decise
per il suo 16° compleanno di farsi regalare un pezzo di terra da arare. Ma appena lo vide, cominciò a germogliare. Pensò di esagerare, anche perché vedeva le sue belle patate che non poteva però mangiare. Che fare? Perdi! Perdi! Scappa via! Gli urlava la mamma inacidita dalla sua vita. Questa conosceva il suo segreto e così decise per il suo bene di proclamare in quella casa un decreto. Alle buone visioni dichiariamo e diamo soddisfazioni. Se ci fosse una guerra di segni, tu sarai pieno di impegni. Poi Berdi, disse la mamma, io so cosa puoi vedere. Di certo agli altri non la dai a bere. Se continuo a svuotare il bicchiere, riuscirò anch'io a vedere? La mamma di Berdi era una pazza alcolizzata e ormai da anni parlava solo in rima. Il padre di Berdi era un poeta di una scuola desueta e la volta in cui decise di intraprendere quel viaggio in Brasile fu anche l'ultima che lo videro per partire. Povero Berdi, povera madre di Berdi. E finisce così. Poi c'è il latte di Zobi. Vabbè, penso che questa Moleskin basti, perché il latte di Zobi è sicuro la leggo. Non posso non leggere il latte di Zobi. Anche se c'è quella, ce n'era una che mi ha fatto pensare a Gigi, quindi al caffè Martini d'Ostiamo. Vabbè, mi porto questa. Forse è uno che sta iniziale, boh. Penso che possa bastare questa. Che ne pensate di queste storie, raga? Fanno strano? Vi fanno strano? Mi rimetto l'audio. Volete altre storie? Ci spariamo un altro beniciccolo? Uno degli ultimi? Woohoo! Man of Guinness is mellow! Woohoo! E niente ragazzi, alzo appena la testa e già c'è il mondo che si fotte. Ci metto l'amore, ma le rime sono tutte rotte. Mazza, qua mi sa che stavo ubriaco, stavo scrivendo male. 100 scalini, 1000 sogni. Solo un fuoco dove potersi scaldare, poter stare. Amare e fare rime. Questo è il mio motore, che mi scalda come un fuoco che va su per ore ed ore. Se la rima è quella giusta, non ci sto a pensare. Tutto quello che ci metto è solo amore. Esco fuori in strada e camminando a testa bassa, sento già l'odore di sta gente tutta guasta. Qua l'abbrutimento dell'alcol. Tra parentesi quadra con la faccia diroccata, sta scritto. Si riferiva a me stesso. Ma ce n'è un'altra, ancora più ubriachenta, sicura. Alzo appena la testa e già c'è il mondo che si fotte. Ci metto l'amore, ma per me le rime sono tutte rotte. C'è dal cemento il fetore, sale e mi sposta una rugiada. Sì, e mi sposta una rugiada. Crea che fa poltiglia nella mia testa. Il cane che abbaia, un magrebino che se la squaglia, la sirena che urla e strilla, una puttana che se la balla. C'è sempre qualcuno che tira l'acqua al suo mulino. C'è il gay che marcia per i diritti e poi per la strada a capochino. C'è la storia del potere alle donne. Parità dei sessi, uomini con gonne. Ma poi lecca ancora, meglio del lecchino. Signori, fammene un bocchino. Basta, raga. Siamo andati troppo male qua. Ma ero diventato un po' cattivo, Allora, Giovanni parla. I bambini e le scuole.
Perché ai bambini gli facciamo... Ah, no, no, questo non lo posso leggere. Oh. Questo è spoiler. Questo è spoiler. Se un bambino nasce, questo qua no. Bambini no. Tema bambini, meglio di no. Me ne siete andati, raga? Non ci state più? Siete rimasti scioccati dalle parole qua, eh? Lo so, fa un effetto strano. Mi dispiace, mi dispiace. Oh, Achitto. Questa è la mia prima Moleskin. Dai, prima non credo, so. 09. 14309. Giorgia Pasquazzi, te la dedico. 14309. Qua finalmente c'è Nino. 34909384744. Se lo volete chiamare, è un amico mio scenografo, Nino. Artigian Cassa. Uai, via Caserina Nord. Odin. Eugenio Barba, atto costitutivo Caterina Notaio Doleatti. 16/1/2009. Achitto, questa mia prima Moleskin con il freddo e la pioggia. Tutte queste parole, questi pensieri a cosa servono se non puoi leggerle? Io mi struggo. Ma il mio Ale è pieno di regali? Ma che cazzo significa? Ormai mi nutro di questa sensazione. Ti dicevo che ero abituato. Abituato a credere sempre di quasi non disperdere questa foschia. Abituato a questa sensazione che ti riempie il petto e ti svuota il cervello. No, qua parla delle donne. No, 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 qua dice il nome di una persona che già... No, 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 no. Sento che ci sono sempre dentro, sento il mio cuore appena sveglio. No, no, no. Milotto, qua si vede proprio che dalla scrittura. Il vizietto. Il vizietto ce lo leggiamo. Soffro di una follia pensierosa. Ho mangiato. Questa qua un po' me la ricordo. Non so perché me la ricordo questa. Soffro il vizietto. Ragazzi, questo si intitola Il vizietto. Soffro di una follia pensierosa. Ho mangiato un frutto ardente da una luna fruttuosa e il mio canto ne risente. Di un tono alto al di sopra della mischia. Bam! Ci avrò il mio stile. Chi se ne infischia? Forse il mio dialetto troppo stretto o i miei occhi troppo assorti, il mio vizietto del processo ad una frase assai morale. È che al parlare ho libero accesso, ma di una cosa sono certo, l'amore per il vizietto. C'ho un neo nella fronte, mi sconquassa e mi deride, ha fatto accottimo con la cicala e nella mia fronte han fatto una cava. Finisce così. Finisce così. Io mi faccio paura da solo, raga. Veramente tanto. Arrivo a casa di amici. Fuori faceva un freddo. E adesso la folta compagnia mi circonda, mi avvolge e racconto la mia storia. Appena arrivato. Popolo! Alzato di qualche grado l'attenzione su di me, ne ho arrivato, anche se era già calda. Popolo! Oggi festeggiamo qua e là. Che ti vado a trovare per terra, tra i miei piedi, un paio di occhiali per mezzi ciechi. Disibilio! Popolo! Corro! No, popolo! Coro, accavallandosi l'un l'altro. Fai vedere, fai vedere, fai vedere! Ed io. Tieni, popolo! E passa a destra. Finita così, con un numero di telefono, che non so di chi sia perché non c'è il nome. Signor Senese, questa è l'intervista che abbiamo fatto a James Senese. Tutto vero, raga. James Senese, Napoli Centrale. Un fenomeno. Ci abbiamo fatto un'intervista. E ci ha regalato anche una bottiglia di whisky. Anzi, ci ha dedicato... Scusate, ci ha firmato una bottiglia di whisky da 5 kg di litri vuota che mi avevano regalato i miei amici per comprare. E ci ha detto, voglio però non bevete, non bevete, non devo bere, non altro a bere. E ci ha firmato la bottiglia di 5 kg di litri. Di Jack Daniels. Il signor Senese, lei ha mai avuto rapporti sessuali con il suo sassofono? Questa era la quinta domanda. A quanti anni ha iniziato a suonare e come? Dove prende ispirazione per creare? Ci sono delle cose che fa prima di ogni concerto?
dei riti cabalistici. Da ragazzo, l'hanno mai scambiato per pazzo? Queste sono domande che abbiamo fatto a James Enese dopo il concerto che fece qua a Frosinone. Si è mai tinto i capelli? Ha mai danzato col diavolo nella notte del plenilunio? Meglio la forma o la sostanza? È interessato alla mosca? Così. Ah, scusate, no, scusate, ho sbagliato. È interessato alla musica napoletana contemporanea? Questa è una domanda stupida in mezzo a quelle più belle. Se fosse un frutto, quale sceglierebbe? Già stavo così, vedi? Mi fa un elenco dei vostri maestri? Ha delle domande nei miei riguardi? Quanto la tieni la pinna? Signor Senese, quanto la tiene la pinna? Queste sono domande che sono state fatte al signor James Senese. Purtroppo l'intervista... Ah no, l'intervista anche dovrebbe esserci un video. Sicuramente il concerto l'abbiamo ripreso perché mi ricordo che l'abbiamo rivisto. Il tipo che ogni giorno tocca l'eternità, un giorno inventa un nuovo linguaggio per lo scratch, tipo note musicale, pentagramma, eccetera. Il giorno dopo l'elisir d'amore. Poi un orologio che segna sempre l'ora giusta. Poi un motore che va ad aria, ma già esiste. Scopre il rimedio contro ogni animale. Ogni male, scusate. L'elisir di lunga vita. Scopre una gamma di nuovi colori. Guardando con gli occhi degli animali. Gioca 2 anni da calciatore professionista, poi vince il pallone d'oro. Inventa la pasta che non scuoce mai e la fiamma eterna, a zero consumo. Diventa in meno di 3 anni primo violinista della Filarmonica di Berlino. È finita. Finiva così. Il tipo che ogni giorno tocca l'eternità, si chiama questo. Era il titolo. Un giorno inventa un nuovo linguaggio per lo scratch. Tipo note musicali, pentagramma, eccetera. Elisir d'amore. Motore che va d'aria, ma già esiste. Scopre il rimedio contro ogni male. Elisir di lunga vita. Una gamma di nuovi colori. Il gioco dei fanciulli. Di un mare che non è mare. Di favole troppo stanche per essere raccontate. Di storie appena nate, tra quinte sospese tra l'orizzonte ed il vento. Il gioco di un riso ancora acerbo, un riso nato da un piccolo celare o da un grande grave trovare, poiché ancora non si sa amare. Fatto nella tempesta, Ernesto cercava la festa. Era uscito a pisciare per il troppo festeggiare. Un po' scemo di guerra, Ernesto guardava per terra e trovò dei carri armati un poco piegati. Così li prese e li portò dentro, tenendo sempre le ginocchia piegate. Poi prese 2 posate e mise i carri armati nel centro e li fece suonare. E così, suonando le posate, i carri armati cominciarono a danzare. Mentre suonando i carri armati, Ernesto cominciava a tremare. Così prese l'attenzione di tutti che stavano a ballare. I carri armati diventano occhiali colorati. Danzare. Isola Big Play. Non lo so, ragazzi, scusate. Qua pure che animale saresti, ma se tu fossi il tuo animale nel sessuale, che animale saresti? E se ti dovessi inculare un animale, dimmi 3 animali. Sto fermo ad un palo della luce, spento, ma è della luce però? Tutti hanno ricevuto un cazzotto sulla spalla. Questo è scritto proprio da ubriaco, si vede dalla scrittura veramente devastata. Cane, gufo, gallo, prosecco, cannetta, e continua a bere sperando che non se ne vadano gli altri. Questo è bellissimo.
Questa è la frase della mia vita quando passavo le mie notti bianche ubriacandomi. E continuo a bere sperando che non se ne vadano gli altri. C'ho un elefante che mi sta a mangiare le noccioline dentro l'occhio. Da un mesetto o due di vagabondaggio, appena inizia la primavera, me li farei. Virginia Guastella. Memo, mi devo fare una stanza di specchi per disegno anatomico. Per Maud. Maud è una ragazza belga con cui sono stato. Chissà quante cose. No, Maud, le donne, le cose, le femmine non le leggiamo. Troppo personali, ho paura di leggere qualcosa di strano. Lasciare che il 2009 uno spaventato uccello immobile ottiene caldo. Posso invitarvi a due spettacoli? Maud Van Outer, @gmail.com. Dai, la prima è gratis. Pensa che bello se fosse sempre la prima. Quando vedi qualcosa che ti viene, no? Francesca, c'è un numero di Francesca che non so chi sia, ovviamente. Quanti numeri di gente che non conosco. L'uomo che sa tutto, non può parlare con gli altri, non si diverte. C'era un uomo che sapeva tutto. E un giorno arriva uno e dice: "Oh, raga, ma lo sapevate che l'invenzione del transistor ha cambiato radicalmente la musica?" E tutti: "Eh, davvero, che bello è lui." Così. Circonvallazione Claudia, come sto Maud? Ancora lettere a Maud Van Outer. Cosa avrò da cercare? L'amore per il prossimo? Fuori campo. Ah no, questo è un cortometraggio, fermati. È una di quelle ferite che quando si rimangono lasciano comunque la cicatrice. John Popper. Fabio Treves, l'isola di Man. C'hanno le patate. Li strappiamo o non li strappiamo? Ah no, la stappiamo o non la stappiamo? Apri sta birra, Anto. Quella grossa, quella piccola? Alla fermata del bus. 27, 28, 1, 2009. Ed io comincio a scrivere. Oh, Bramahale, ciao, grazie per il follow. Non lo so come ho fatto a vederlo. Buoni propositi per il ritorno a Frosinone. Del 2009, anche chissà quali erano questi buoni propositi. Fare il test. Test di che non si sa. Forse l'università? No. Andare da Messia, il dottore che adesso non fa più il dottore. Sentire Zopi. Saraceno, era il professore. Curriculum, che si cominciava a lavorare. E non so come definirla questa sensazione così forte da sembrare costante o forse addirittura permanente. Questa mi riempie tutto, a tal punto da annichilirmi. Finirò per impazzire. Ah, no, 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 donne, donne, donne. Sento già gli occhi che mi si riaprono. E chissà quanto tempo ancora durerà questa sensazione, ma credo sempre di più che ad avere ragione eri tu. Sento già gli occhi che mi si riaprono. C'è una donnina con una linguetta niente male, tutta presa nel suo da fare. Potrebbe sembrare la donna giusta, ma ho paura dell'ennesima susta. Ora rientra e ride. Ride come le bocche di tante mignotte che hanno per clienti un carretto di pischelli. E un'altra, con la borsetta che si fuma la sigaretta, con le sue lunghe dita si piazza davanti alla macchinetta. Infila, preme e poi aspetta di godere. Dopodiché, appresso, alla prossima macchinetta. Giovanni? Questo che è? Un altro numero AV. Questi tutti i numeri che un giorno forse potremmo anche chiamare. Vedi, le chiamate le potremmo fare così. AV. Ciao AV. Antelo, ti ricordi me? Volvox. Giovanni aveva un flipper con la chiave da 12. Poi ha smesso di correre ed ogni carnevale Marco gli accende un cero. 5 giorni fa i ragazzi hanno fatto fuori un buio a Capodimonte e per festeggiare hanno esteso un fuoco con annessi. Poi Peppe però è sparito nel nord, cercando la breve sintassi, ma trovandola scoprì che era macchiata e rispose al caso tirando un grido, come fanno i veri uomini. Poi Fester lo raggiunse di gran carriera e riscesero assieme il sud, urlando e folleggiando. È che va sempre a finì così. Oh Federica, ancora Federica, fermati, fermati. Anzi, no, Federica, 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 no. Resto in silenzio. Questo non l'ho scritto io, l'ha scritto un qualcuno che non so chi sia. Shamalama, Shamana, Shamana si chiama questa. Samana, Samara. Vabbè,
Non è italiana, resto in silenzio e ascolto, rapita ciò che sfugge. E mai saprò fermare. Bello, brava Shyamala. Chissà chi cazzo sei però. Fatti lasciare il numero, questa era bella. Pennelli, stecca, lampadina. Train the V, Tideland, questi sono dei film belli, molto belli. La gente mi sembra timida, o meglio, sembra aver indosso un vestito con maschera. Hanno paura di parlarmi e di togliersi la maschera. Porta la bimba due volte a settimana, il giovedì, e poi Rossana alle 6, 1:15. Ero quasi arrivato a casa, guardo in un bar, c'è una signora, minuta, ma forte e di importanza, esce salutando con grazia e stile. E io rimango a fissarla, quasi come scioccato. Cappello lungo, nello splendente e liscio, liscissimo. Non so neanche io che cosa sia, città espressionista, Warringer, astrazione empativa. Grande Warringer, città mutabile, città scomposta, i vari tipi di città che stavamo studiando. Ah, c'è un chialastri, qua c'è il numero di chialastri, scritto. Disegni a bozze, solo di un colore, uguale che, c'è un numero. Accendere e posizionare le luci giuste nella stanza. Avere il telecomando in mano mentre ci si vede il filmetto alla sera. Solo ed esclusivamente per evitare di rialzarsi. Scegliere bene la biancheria, o meglio, ritrovare quelle mutandone di flanella quando arriva l'inverno. Rimanere in accappatoio per ore dopo uscito dalla vasca. Tutte quelle piccole cose... Basta. Cambiamo Serena Principato. Madonna quanta gente che potrei chiamare qua. Carmen Pontassuglia, Giosualdo, c'ho pure il numero di Giosualdo, non so chi sia raga, cioè questa è tutta gente da chiamare, eh. Claudio Di Mucciolo, disarticolazione del linguaggio, proliferazione degli oggetti, descrizione di un mondo inquietante e assurdo, visione onirica del reale. Rinoceronte, che formidabile bordello. La cantatrice calva. Queste sono opere non mie da leggere, che mi ero appuntato per leggerle. Questi sono lavori, 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 lavori. Appena sveglio, quando ero piccolo, dicevo sempre che non me ne fregava un cazzo dei vestiti, delle scarpe figate. Il tipo a scuola con i quaderni di marca e l'astuccio da 20.000 lire. Non portavo mai la merenda a scuola. Non perché non avevo appetito, anzi. Il fatto era che non mi andava alla mattina di star lì pure a prendere la merendina. Già quando ero piccolo ero sempre in ritardo. Mi ci svegliavo in ritardo. E cosa più importante era il fatto che la mattina non avevo mai fame. E quindi perché affaticarsi ulteriormente? Tanto, all'ora della ricreazione avrei rimediato qualcosa. In un modo o nell'altro. Di solito accadeva anche prima, forse, era solo un gioco in più per passare la mattina ridendo ed arrivare al pranzo sazio di risate e solo con le palpebre e le zampette affamate. Di ogni istante ero sazio. Ah, non si pagava neanche il dazio. Una sorta di puzzle in cui tutti i pezzi vanno bene. Una città modulare ma con un modulo vario, anzi più moduli diversi. Questa è un'altra cosa. Città di rottami. Bella, regà, bella. Dai, ditemi qualcosa. Non mi lasciate qua da solo a leggere come un pazzo cose di cui non so più niente e di cui forse neanche voglio ricordarmi. Mi comporto come un vezzo, mi perdo e sballo nel sollazzo. Mi comporto così già da un pezzo e me ne sono rotto ormai il cazzo. Spingo, scrivo, respiro, sospiro. Fortuna che c'è la musica che scorre sempre e suona nella mia mente. Maledetta rima, mi pervade, mi invade, mi costringe a scrivere cose, anzi parole che altrimenti non avrei mai scritto perché ogni maledetta maledizione, amore.
Amore. Qua una marea a Barcellona, una marea di contatti. Valeria Estetica, Alessio Amis, Jules me la ricordo, qualcosa di Jules mi ricordo. Fernand Legea. Baghera Jules. Ah, Baghera Jules, sempre sta Jules. Chissà chi so. Gente che ho conosciuto, ma di cui non mi ricordo più niente. Ah, questo è scritto proprio da qualcun altro. MySpace nel 2009 addirittura, oh. MySpace.com golpeame. YouTube Paquito de Lamro. Ma Salaria 20 km tunnel Rieti Ovest 2 km dritto. Qua c'è via Alcide De Gasperi, Modugno, Bari. Molta tristezza. E vabbè, quest'altra Moleskine. Andiamo qua. Andiamo in un'altra. Vediamo che succede. Oh, questa perché è così? Che c'ha? Che c'hai, bella? Se fossi al centro del deserto, senza sentir né caldo né freddo, da non sopportare l'odore, se fossi solo al centro della foresta tropicale, su di un grande albero, senza che tirasse eccessivo vento da farmi volare il foglio, se fossi in una savana, disteso sull'alto e biondo prato, solo un la bla tra me e l'orizzonte, poi il cielo d'un celestino chiaro che risveglia quella calma mai trovata senza leoni nei paraggi. Se fossi solo su di un ponte solido e sotto di me il fiume in scrosciante piena, allora sì che potrei scrivere una bella storia. Di un fauno con la sua bella, di un argentino che gioca con sua madre alla pigada, di un ballerino e di una storta che segnerà la sua ritirata, di un'altra frase non scontata, una nuova novella sui puffi e Gargamella, dove Garga li mangia tutti. E sta 6 settimane a farne rutti. Potrei scrivere la storia di un vecchio barbone che essa possa, che passa la sua vita alla stazione ed aspettando che arrivi l'ennesimo treno, immagina dei volti sereno, sperando poi di vederli. Immagina volti che non ha mai visto, vuole capire se è possibile conoscere una persona ancor prima di incontrarla. Se avevo questo potere, pensa, ed immagina lui, sì, che immagina bene. E sì, alla stazione, con vagonate di persone, ma lui è abituato, poi che barbone, io no. Mi sa da fastidio, ho scritto strano proprio queste righe. Non avevo ancora. Oh, vedi, questo è stampatello. Era la fiera d'ogni cosa. Entrai nel primo capannone, c'era un intenso profumo di patate bollite nel vino. Nuovo esperimento arrivato d'oltreoceano. Gente vestita con le stesse giacche ma di vario colore, disposta a gruppi nel vasto capannone. Pareti in lamiera laccata, soffitti alti, lunghe travi di metallo sospese nell'aria, deboli cigolii metallici a confronto del chiasso causato dallo scrosciare di tutti quei piedi sul pavimento, dei respiri, dei brusii tra la gente, delle voci dei presenti intressati o non, e le urla dei venditori specializzati in aggettivi superlativi d'ogni specie, parole eccelse, toni giusti, giusta spesso è anche l'espressione calza
il vestito, ottima è la postura, ed allora il tutto esaurito. Questi venditori starebbero bene come maestri di buon ton, postura, dizione e quant'altro. In un carcere, magari, o al massimo in un manicomio. Criminale. Criminali! Qui vendono babà giganti che in realtà sono patate lesse, bollite nell'acqua sporca di rum. Vendono draghi che sono galline tinte, divani disegnati, ortaggi dannata, biglie fatte di sale, Nutella smerdella, paprika sciapa, una vacanza a vercelli, corsi di ginnastica passiva, nettari di cerumi e starnuti tratti da vari animali, opere d'arte appena incominciate, salviette all'herpes, luci e lampadani con la tosse boomerang ciechi. Non lo so, non ce la faccio. Qua sono andato oltre, mi sa. Riproviamo. Criminali. Qui vendono babà giganti che in realtà sono patate lesse bollite nell'acqua sporca di rum. Vendono draghi che sono galline tinte, divani disegnati, ortaggi dannata, biglie fatte di sale, Nutella smerdella, paprika sciapa, una vacanza a vercelli, corsi di ginnastica passiva, nettari di cerumi e starnuti tratti da vari animali, opere d'arte appena incominciate. Salviette all'herpes, luci e lampadari con la tosse, boomerang ciechi. Ah, scusate, luci e lampadari con la tosse, boomerang ciechi. Mamme in pietra, gioielli scolpiti con laser ultramoderni e ancora altre dozzine di migliaia, di miriadi di microaffari proposti da sti truffatari. Cammino all'interno del capannone sforzandomi di tenere un'andatura fiera, ritta e dritta. So che molti venditori mi guardano perché sento i loro occhi addosso. Ora li minaccio. Sì. Prendo un bastone da qualche parte e gliela faccio vedere io a questi furfanti. No, no. Meglio continuare a far finta di niente ed attraversare al più presto questo ambiente per entrare in un altro. Penso questo quando sento una mano appoggiarsi sulla mia spalla. Senza troppo peso, quasi impercettibile. Né fretta né impazienza animava quel gesto, ma io, impaziente, lo ero, e come? Quasi non ragionavo. Mi girai per dirgliene quattro, ma non ne balbettai neanche una. E un quarto, una e tre quarti, un poco per la rabbia, ed il resto era dinanzi a me una donna slava. Ho letto Cristo è morto, mi fermo, raga. Su Cristo è morto, mi fermo. Ragazzi, io fra due ore, anzi no, di meno, fra un'ora devo uscire, no, meno di un'ora devo uscire, fra mezz'oretta devo uscire, andare lì alla serata, quindi ci vedremo più tardi. Spero che ci sarete. Qua non ha parlato più nessuno da quando ho cominciato a leggere, ho attivato la chat ma non parla più nessuno. Dice che ci stanno 5 persone, ma non lo so se ci state ancora. Io comunque vi voglio bene, se ci state, se non ci state, vi voglio bene. Stasera, se vi va, faremo queste letture di poesie, non solo io, con altre persone, in un locale. Poi ci sarà una jam session di musica, che è la cosa che a me sinceramente... Ah, grazie anche Brama Ale per la... no, l'avevo detto già prima. Per la cosa che mi piace di più è la musica, ovviamente, perché queste sono cose un po' così. E vi voglio tanto bene. Avrei sparato anche un altro 2000 ciccioli, ma dove non ci sta più nessuno, quindi ci rivediamo dopo. La pittura con i ciccioli la organizzerò fatta bene, abbiamo capito che si può fare, qualche risata ce la siamo fatta, ma la faremo fatto bene, fatto bene. Sarebbe bello piazzarne pure più di uno e poi pss, 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 e via, o come diceva Pitchmaker, mette più colori, o invece dei mini ciccioli usare un Zeus, un Rauto, una cosa del genere, però all'esterno, dobbiamo fare pittura all'esterno. Io, ragazzi, ragazze, fedeli, fedelissimi e fedelissime, vi auguro comunque una buona serata. Spero di ribeccarvi più tardi. Non sono sicuro al 100% che farò questa live, ve lo dico. Non sono sicuro al 100% che uscirò perché mi sono sentito un po' strano. E però... Mi fate paura, sai, suoi. Uè, eccolo. Mi fate paura, sai, Santelo. Grande, mi fate paura.
Mi fate paura, sai se comi. E niente, stavo salutando perché tanto fra, in teoria, alle 10:30 ci dovremmo rivedere con la IRL. Che vado a sto locale, andiamo a fare sta lettura di poesie con altra gente e poi una jam session con altre persone che suonano. Spero di riuscirci, perché mi sono sentito un po' stanco, un po' brividini. Non ho dormito bene! Poi Mi devo vedere se fate qualcuno paura, mi viene a sai, prendere. capito? Però può essere, quasi direi più sì. Se Mi no, fate male che paura, faccio, vediamo sai, domani. buona serata allora. Pure a te, caro. Pure a te. Ti voglio tanto bene. Hai sentito quello che abbiamo letto? Mi fate paura, sai, ok. T'ha Mi fate fatto paura, paura? sai, grande. T'ha fatto un po' paura quello che abbiamo letto? Sì, spero. Perché sennò t'ha un po' scioccato almeno. Mi fate paura, sai, sono Ah, ritardo. Mi fate paura, cazzo. sai, zero, poi Ah, è cambio. vero, me l'hai detto. Grande, scusa, mi dispiace. Sono stato fino a mo' a leggere come un pazzo. Stavo con i cani, mo' sei rientrato, me ne sono andato. Vabbè, aspetto sempre Dyslayer. Mi fate paura, sai, prima mi era piaciuto. Ottimo, vabbè, siamo andati un po' oltre. Vabbè, dai, grande. Buona serata pure a te, oh. Ci rivediamo. Se non è stasera, è domani, ma penso che stasera ci rivediamo.